Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti nel mio canale Let's Talk About. Ciao a tutti. Oggi siamo di nuovo in compagnia di Fabio, il mio fidanzato, e vorrei sottoporre una serie di fotografie che riguardano per lo più la bellezza femminile e quindi cose sconosciutissime ai maschi, e vediamo quante ne indovina. Dai, partiamo. Sei pronto? Pronti. Ok, iniziamo. Cominciamo con la prima figura. Allora, è indubbiamente un mascara. Ok, un mascara, complimenti, questa è stata corretta. Questa è della cipria. No. Della terra. No. Passi, guardali bene, sono multicolori. Sono cipria terra. Vabbè, ci sono anche delle È un blush. No. Guarda quanti colori hanno. Quattro. Cosa possono essere? Niente. Vabbè, ti arrendi? Mi arrendo. Sono ombretti. Ombretti. Prossima foto che posso ammirare è eyeliner. Bravissimo. Ding. Prossima figura è indubbiamente la terra. No. Una cipria. No. Guarda il colore che ha. Appunto, è rosa pesca. Pesca, quindi... È un blush. Bravo. E ting. Prossima figura. Questo è un assorbente. Più precisamente, un assorbente interno. Bravissimo. La bellezza femminile, okay. Questi pelucchi stilizzati sono nient'altro che delle ciglia. Ok, sono delle ciglia finte. Beh, questo è indubbiamente un cerchietto. Okay. Prossima domanda. Vai. Oh, questo non lo indovini mai. Questo è un togli punti. No. Per niente proprio. Un piegaciglia. Assolutamente no. È un particolare tipo di tagliaunghie. È un tagliaunghie. Spegni col tempo. Assolutamente no. Ci siamo proprio neanche lontanamente. È un tagliaunghie. No. È un taglia... Pellicine. No. Guarda la forma. Taglia ciglia. Ma chi è che si taglia le ciglia? Oh, la forma tonda o semisferica della ciglia, vedi? No, è un'altra la forma semisferica. Non c'è niente di semisferico. Lo taglia zigomo. No, Fabio, ti arrendi? Mi arrendo. È un taglia tips. 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 Taps. Quelle per le unghie, noi donne che tips, usiamo. Taps. Usiamo la... Vabbè, ovviamente le donne sapranno cos'è. Ok, vai, questa è facile. Sì, questa è un piegaciglia. Bravissimo, complimenti. Bravo. Dai. Questo. Questo serve per imparare a nuotare. No. No. Guardali bene. No, non lo so. È una cosa che si usa pochissimo ormai perché è un po' superata, però c'è qualcuno che la usa ancora, secondo me. Dai, Fabio. Non ho idea. Bene. Sembra un ciclist. Ti arrendi? Sì. Davvero? Come fai a sapere cos'è? Penso anche alle nonne. No, bigodini. Bravo! Sì, vabbè, questi qua si usano più. Lo so, ma comunque sono bigodini. Questa è facilissima. Questa è la classica forcina che 100 ne compri e 1000 ne perdi. Giusto. Per forza. Vai. Allora, proprio questo è un po' più difficile. Non tutti lo conoscono, nessuno, in realtà pochi lo usano, però mi sembrava E perché allora devo conoscerlo, sta roba sconosciuta? Ma perché tu sei aggiornato. Su questa cosa qui. Sì. Questo è un spalma crema. Ding! Ma per niente. Viaggiatore. No. Spalma crema. Ti faccio capire che cos'è dal suo rumore. Una mosca? No, è un rasoio elettrico per piccole zone. Che rasoio avete? Io non l'ho mai usato, però so che va tantissimo. Questa che è stupenda. Questa è una spugna giapponese. Sì, ma... Questo è uno spargiterra. Ha un nome particolare. Ma non li so i nomi esatti anche te. No, me te l'ho detto 100.000 volte. Spugna? No. Spugnetta? Assolutamente no, è una... Una beauty sponge. Beauty blush. No, beauty blend. Beauty blonde. Blend. Beauty blender. Bravo. Prossima. Poi la prossima è... Oh, questa non la indovini neanche. Lo slim cup. Sì. Detto anche capsula per il caffè. Lo slim cup. Sì, ma che cos'è esattamente? È sbagliato, quindi capsula del caffè. Assolutamente, non c'entra niente con il caffè. Le coppettazioni.
Niente? Niente. Questo era difficile. Gli altri? Una coppetta anticellulite. Prossima. Questo è un tagliapelle dura. Anche detto in termini... Smerigliatore. No! No, non so. Questo, dai. So cosa serve, ma non so il nome. Ah, questo è il... Sì, ce l'ho. Tempo. Roller... Bravo. Roller cost. È un roller anticallo. Proseguiamo. Questa, pensaci. Questo lo so. Questo serve a scaldare il gel acrilico. Ti ho detto di guardare bene perché sapevo già che dicevi una stupidaggine. È uno scaldacera. Uno scaldacera? Ma come fa a essere uno scaldacera? Ci infili le mani. Bravo. Scalda gel. Scalda smalto. Io sono una lampada e quindi non è quello. Per fare un maniluvio. No, esce dell'aria. Quindi cosa può essere? Uno scaldamani. No, Fabio. Un raffreddamani? No. Non lo so. Esce aria fresca, quindi serve per asciugare qualcosa. Lo smalto. Bravissimo. Quello che ho detto io. No, tu hai detto gel. Polimerizzazione del gel. Ho detto smalto dopo. No, scalda tu hai smalto. Detto polimerizzazione del gel. Ma che non so neanche come si scrive polimerizzazione. No, tu hai detto asciugatura gel, ma in realtà qua si va a mettere lo smalto. Che gioia che ho. Ok, il tuo punteggio non è dei peggiori, mi aspettavo molto peggio. Cosa hai da dire su questi oggetti che hai visto? Ma che sono tutti molto interessanti, che non servono a niente, ma bella cosa. Vabbè. E anche per oggi il video è terminato, lasciateci un like se vi è piaciuto il nostro video. Poi iscrivetevi al mio canale YouTube. Let's go! No, dimentichi sempre, ci... Ci vediamo al prossimo video. Let's go!